tutti in questa nuova puntata di Squadre Mitiche. Allora, in questa nuova puntata andremo a vedere la Lazio del 1986-87, che compì un vero e proprio miracolo. Allora, questa Lazio 86-87 riuscirà in una vera e propria impresa, perché partirà in questa stagione con la penalizzazione di ben 9 punti. La Lazio prese 9 punti di penalizzazione perché nella stagione precedente, 85-86, un suo giocatore era stato implicato nel secondo totonero della storia. Quindi la Lazio, per responsabilità oggettiva, fu penalizzata. Quindi partì in questo campionato di Serie B con questa penalizzazione. Alla fine del campionato riuscirà a salvarsi approdando agli spareggi che si giocarono a Napoli. Ora andiamo a vedere subito questa formazione storica. Allora, questo è lo scudetto. Vedete in mezzo allo scudetto ha l'aquila stilizzata della maglia bandiera e poi lo sponsor, che era la Cassa di Risparmio di Roma, che oggi credo che non esista più. Qui abbiamo i dati societari. Il presidente era Gianmarco Galleri e l'allenatore era Eugenio Fascetti. Qui abbiamo la formazione. Allora, su questa figurina ovviamente la Lazio indossa la maglia che indosserà per tutta la stagione, che è la famosa maglia bandiera. Allora, per la seconda volta nella sua storia la Lazio indosserà questa maglia. Allora, la prima volta che la Lazio indossò questa maglia fu nella stagione 82-83, sempre di Serie B, come questa stagione qui. Poi, dopo aver visto la formazione, andiamo a vedere i calciatori. Allora, iniziamo nel portiere Giuliano Terraneo, ex portiere del Torino. Poi c'è Podavini, Magno Cavallo e Marino. Poi c'è Brunetti. Poi abbiamo i centrocampisti, Acerbis, Domenico Gaso, grandissimo calciatore che ha vinto anche lo scudetto con l'Inter. Poi c'è Gabriele Pin, anche lui vinse lo scudetto ma con la Juventus nella stagione precedente, 85-86. E poi abbiamo i bomber storici di questa squadra, perché sia Poli che Fiorini segneranno due gol veramente storici per il club biancoceleste. Allora, Fiorini lo segnerà all'ultima giornata, permettendo alla Lazio di approdare agli spareggi che poi si giocheranno a Napoli. E Poli segnerà l'ultimo gol della stagione, nell'ultima partita disponibile per salvare la Lazio dalla C. Ma ne parleremo dopo. Poi infine troviamo Mandelli e Gregucci. Poi qui c'era la figurina all'americana, che era una figurina innovativa su quest'album, diciamo. Allora, qui abbiamo Giuliano Fiorini, come dicevo prima, segnò all'ultima giornata il gol che permise alla Lazio di approdare a questi famosi spareggi per non retrocedere in Serie C. Allora, l'ultima giornata la Lazio ospitava il Vicenza, che poi è anche vicino di pagina, vedete? Ospitava il Vicenza che stava a 32 punti, la Lazio ne aveva 31. Quindi al Vicenza per salvarsi bastava anche un pareggio. La Lazio invece era praticamente disperata, doveva vincere per forza per cercare almeno di approdare gli spareggi e così fece con un gol storico di Giuliano Fiorini. La Lazio vinse 1-0 e condannò il Vicenza alla retrocessione matematica, perché con quei due punti andò a 33 e raggiunse Taranto e Campobasso per gli spareggi, e il Vicenza rimase a 32 matematicamente in Serie C. Allora, la Lazio approdò a questi spareggi che si svolsero tra giugno e luglio del 1987, e anche lì rischiò seriamente di retrocedere, perché la prima partita che disputò contro il Taranto la perse per 1-0. Ma non si perse d'animo, andò a disputare il 5 luglio del 1987 la seconda partita contro il Campobasso, vinse per 1-0 con un gol di Poli, eccolo qua, Fabio Poli. Segnò lui il gol della salvezza definitiva. Quindi con un suo gol Lazio si salvò dalla C e condannò il Campobasso alla retrocessione. Poi andiamo a vedere con il campetto, vi metto qua il campetto, come
come giocava questa Lazio. Allora, in porta c'era Terragno, come potete vedere, poi Marino davanti a lui, e davanti a Marino c'era Gregucci, che era lo stopper. Praticamente Marino faceva il libero, come si giocava all'epoca, e Gregucci lo stopper. Poi i terzini erano Podavini e Magnocavallo. Poi al centrocampo c'erano Acerbis, Pin e Caso. Devo dire, un centrocampo veramente ben fornito. C'era Classe, e Acerbis era un giocatore molto dinamico. Pin e Caso erano veramente due giocatori di classe. E poi c'era il trio d'attacco, che era formato da Poli, Mandelli e Fiorini, come potete vedere. Insomma, questa Lazio riuscì a salvarsi, riuscì in questa impresa veramente storica, perché partire con 9 punti di penalizzazione e riuscire comunque sì a salvarsi è veramente un'impresa che va ricordata in squadre mitiche. Ah, ricordo che in quell'anno fu veramente storico, perché ci fu anche il Napoli di Maradona. Ora ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Questo è il Napoli di Maradona, che vinse il suo primo scudetto con Diego Armando Maradona. Poi, sempre di questa stagione qui, cioè il Pescara, anche su questo Pescara ho fatto una puntata di squadre mitiche, perché questo Pescara riuscì ad andare in Serie A, nessuno lo aveva pronosticato, contro tutti i pronostici possibili, invece riuscì nell'impresa di andare in Serie A. È la prima puntata di squadre mitiche, se vi va andate a vedere, ve lo metto qui in descrizione. Quindi, in conclusione, concludiamo ovviamente con la protagonista di questa puntata, Lazio del 1986-87, riuscì in questa impresa. Ok ragazzi, questa puntata finisce qui, spero vi sia piaciuta, iscrivetevi al canale, arrivederci ai prossimi video, ciao!